Salve a tutti ragazzi, bentornati di nuovo sul canale di Pannocchia Company. Oggi torniamo finalmente con l'aggiornamento delle liste che stiamo facendo nell'attesa di BT5. Assalto delle lame gemelle, come abbiamo potuto notare sulla pagina Facebook, hanno annunciato finalmente il launch event che ci sarà a breve. Oggi torniamo finalmente con Paladino Ombra, dato che abbiamo parlato ieri dei paladini reali, parliamo oggi di questi. L'aggiornamento sistemerà la lista che abbiamo visto precedentemente, che non aveva nulla da invidiare a questa, ma questa qui diciamo che ha uno sprint in più e ha una possibilità di vittoria molto più alta. Ovviamente con l'arrivo di BT5 le cose cambieranno, uscirà il critico nuovo e tutte queste cose qua che cambieranno completamente la lista. Però se dovete giocare nell'attesa di questa espansione per questo mese, ve la consigliamo. Come al solito il nostro Renna ci aiuterà a capire le sinergie di questo mazzo, per cui non mi resta che passare la parola a Renna. Vai! Salve a tutti e bentornati ancora una volta sul canale di Pannocchia Company. Oggi vi riproporrò una lista Paladin, ma non Royal, Shadow. Avevamo già deciso di registrarla tempo fa questa lista, ma poi per problemi vari non l'abbiamo più fatta. Ora vi illustrerò la mia rivisitazione della vecchia lista Shadow. Iniziamo subito con lo starter, ovviamente l'unico usabile, è Fulbau. Classica red chain di BT4. Quando noi andiamo a giocare sopra Blaster Giavellotto, possiamo andare a tutorare il grado 2 di questo mazzo, cioè Blaster Dark. Andiamo subito diretti al mazzo, alla cosa forte del mazzo, e abbiamo il 3x di Dittatore Oscuro. Carta fortissima promo, grazie a lui questo mazzo ha avuto un bel boost di potenza fin dall'inizio. Alfred, quando questa carta non può essere supportata. Però, come per Alfred, questa carta ottiene più 2000 punti d'attacco per ogni altro paladino oscuro che abbiamo sul terreno. Inoltre, quando questa carta entra sul terreno e viene giocata sul Vanguard, noi possiamo fare un Soul Blast di 3, cioè fin subito quando lo giochiamo, perché abbiamo lo 0, l'1, il 2, e dare più 5000 alle due nostre guardie nella front row, che può essere usata all'inizio se si vuole pestare duro, ma io preferisco usarlo sempre alla fine, quando noi andiamo a fare il turno finale e aprire le chiappe dell'avversario. Poi abbiamo il 2x di Drago Metallico Oscuro. Vanguard veramente... Allora, questa carta può essere usata solo sul Vanguard, perché se no non ha effetti. Però ha un effetto veramente molto forte, perché tramite un'abilità automatica, quando lui drag checka, cioè quando noi attacchiamo e questa carta rivela un paladino ombra, cioè qualsiasi carta che compone questo mazzo, ottiene un più 2000 di punti di forza. Quindi è un 14 di base quando attacca. E qualsiasi carta che abbiamo nel nostro mazzo, di grado 1, che va a supportarlo, lo fa arrivare a minimo 20000 punti d'attacco, come Alfred. La differenza è che lui può anche essere solo sul terreno e supportato da qualsiasi carta di grado 1 che abbiamo nel mazzo. Ovviamente i trigger non lo fanno arrivare a un 20000. Come ultima unità di grado 3 abbiamo il 2x della nostra scimmia di mare. Poverino, è bruttissimo, però tramite un doppio counterblast, sia da Vanguard che da retroguardia, possiamo aumentare il suo attacco di più 4000. E anche questa volta, con qualsiasi carta supporto di grado 1, arriva ad essere un 20000, e comunque, visto che giochiamo anche dei 7000 e degli 8000, 21 o 22000 punti d'attacco. La cosa bella è che la sua è un'abilità attiva, quindi la si può fare, se abbiamo i contrattacchi, anche due volte nello stesso turno, quindi farla arrivare a un 18 di base più 8, 26, ed è molto brutto, soprattutto se giriamo un critico, che se prima attacchiamo di Vanguard. Poi arriviamo ai crediti 2, abbiamo il 2x di Blaster Dark, di Blaster Oscuro. Controparte malvagia di Blaster Blade, ha un'abilità continua che però, a differenza di Blaster Blade, gli permette solo da Vanguard, se c'è Blaster Giavellotto nell'anima, di ottenere un bonus di più 1000 punti di forza, sia nel mio turno, sia nel vostro turno che nel turno del vostro avversario.
e quindi diventare un bel 10.000, che nei primi turni è un po' difficile da hittare se l'avversario non va a supportare le proprie retroguardie. Poi, tramite un'abilità automatica, tramite un doppio counterblast, come per il nostro Blaster Blade, solo quando è nel Vanguard però purtroppo, possiamo andare a distruggere qualsiasi carta che l'avversario ha sul terreno, eccetto il Vanguard. Poi, sempre per i gradi 2, abbiamo il 3x di Nemane, la strega del teschio, carta veramente veramente fortissima, io la adoro alla follia, un 3.000 purtroppo che quando entra tramite un counterblast noi abbiamo la possibilità di scartare una carta che non ci piace, magari abbiamo la mano piena di gradi 3, scartiamo un grado 3 e peschiamo due carte, stiamo buttando via una carta inutile per pescare magari gli scudi che ci servono per il turno dopo. Infatti ho notato che giocando io Shadow o contro Shadow ha sempre la mano piena, non capisco perché, l'ho capito grazie a questa carta, ha sempre la mano piena. Comunque lei dovete giocarla sempre 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 supportata almeno da un 7.000 o da un 8 se l'avversario ha un 11, perché sennò veramente non fa veramente nulla. È buona comunque per intercettare, la giochiamo, il turno dopo intercetta e se ne va a quel paese. Poi, sempre per i gradi 2, altra carta che io stradoro per questo mazzo, il 4x di Macha. Macha è un 8.000 che, come per Akane, tramite un doppio counterblast possiamo tutorare nel mazzo qualsiasi grado 1 che abbiamo nel mazzo e giocarlo dietro di lei. Quindi noi andremo a tutorare sempre il nostro bello 8.000 vanilla, così da fare la scala da 16 e hittare qualsiasi cosa che l'avversario ha sul terreno. Inoltre, anche se lei dopo muore o la usiamo per parare, noi abbiamo comunque l'8.000 sul terreno che possiamo andare a giocare, che può andare a supportare una bella Nemane che giochiamo magari il turno dopo. E inoltre ci fornisce un bel terreno, ci fa un più uno sul terreno per aiutare il nostro Alfred nella cerchia del Vanguard. Poi andremo a giocare solo il 2x del 10.000 per l'ignorante e l'1x del lanciere maledetto. In realtà ne avrei voluto giocare uno in più di lanciere maledetto a dispetto di una Macha, però ho notato che Macha è veramente troppo forte, anche se questo mazzo effettivamente ha tanto bisogno di andare a stappare i danni in faccia in su. Infatti stavo pensando di giocarne due al posto di 4 Macha, fare 3 Macha e giocare due di questi. Allora, arriviamo ai gradi 1. Per i gradi 1 abbiamo ovviamente il 4x di Blaster Giavellotto. Blaster Giavellotto è la carta, come per gli altri mazzi di BT4 che hanno una chain ride di BT4, la carta che noi vogliamo avere sempre all'inizio del turno, cioè all'inizio della partita, perché quando noi andiamo a giocarlo sopra il nostro grado 0 possiamo tutorare Blaster Dark e appunto avere una carta in più in mano. Inoltre, tramite un altro suo effetto, e se abbiamo lo 0 nell'anima, cioè sempre perché è quello, diventa un 8.000 di base anche nel turno dell'avversario e quindi più difficile da essere hitato soprattutto ai primi turni, a meno che l'avversario non gioca anche lui un 8.000 e qualche altro supporto di fianco. Altro effetto, quando viene giocato in una retroguardia possiamo scartare un grado 3 per andare a tutorare Phantom Blaster Dragon, ma in questa lista abbiamo deciso di non giocarli appunto perché ora come ora fare Phantom Blaster Dragon significa perdere, perché noi ci facciamo un 3, meno 3 sul terreno. È vero che lui diventa in terra 20.000 punti d'attacco con 18 milioni di critici, però l'avversario ci fa perfect, noi non subiamo niente e abbiamo perso 3 carte sul terreno. Poi, per forza, il 4x della controparte malvagia dell'8.000 ignorante di Royal. 8.000 ignorante che può essere tutorato in questo mazzo da Macha e fare così una scala da 16.000 e comunque può evitare quelle carte fastidiose grado 2 che sono 8.000 punti d'attacco come il Palamides grado 2 o anche gli intercetti da 10.000 o quel simpaticissimo Silent Tom. Poi solo il 2x di Guru Rubau, unità di grado 1 che 7.000 punti d'attacco, quindi anche lui tutorabile di Macha, diventa una scala da 15, non è male, anche perché quando ci muore Macha noi possiamo spostare nella front row
Grurubau, e quando Grurubau attacca un Vanguard ottiene più di 2000 punti d'attacco e quindi diventa un 9 di base. Che schifo non fa. Come ultima carta di grado 1, come al solito, andiamo a giocare 4 sentinelle questa volta, perché ho notato che se ne giochi 4 le vedi sempre, se ne giochi 3 non le vedi mai, non capisco perché, il mazzo si rompe e non le trovi. E per chi non lo sapesse, anche se la vedo dura, la sentinella scarta una carta del suo clan e annulla qualsiasi attacco che l'avversario ci ha tirato contro. Arriviamo adesso alla parte di trigger e non c'è molto da dire, sono usciti solo questi, quindi 4 critici, 4 draw, 4 stand e 4 heal. Speriamo che BT5 esca in fretta, così andremo a togliere queste bruttissime carte qua e andremo a mettere altri 4 critici. Quindi, in conclusione, tiriamo le somme, questa lista è veramente fenomenale, sicuramente molto più funzionale e migliore della precedente. La lista fa tanto terreno, come abbiamo potuto notare con la presenza di Masha che chiama carte, il nostro Alfred sempre al centro del Vanguard che gli permetterà di avere il suo boost di 20.000, essere un attacco potentissimo e comunque riuscire a fare tanti danni, essere tanto aggro durante tutto il corso della partita. Inoltre, oltre a tanto terreno, questo mazzo ci permetterà di avere la mano sempre piena, cioè avendo la strega e anche il drone nel mazzo avremo tantissime carte in mano che ci permetteranno anche di difenderci dai potentissimi attacchi del nostro avversario, riuscendo a metterlo veramente sotto pressione e in difficoltà. Da Lombus di Pannocchia Company è tutto, io non posso fare altro che invitarvi a lasciare like, condividerlo, farlo vedere ai vostri amici, magari provare come al solito la lista e dirci se vi piace. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento con il mazzo di Kagero aggiornato, quindi bella a tutti ragazzi!